Avvertenza prima di guardare questo video: se siete animalisti, amate tanto i cani e però siete anche sensibili a temi un po' scottanti sull'argomento, vi consiglio di non guardarlo. Per il resto, salve la gente e benvenuti su Roof Times. Sentite la musica molto allegra, giochiamo! Benvenuti su Roof Time, questa è la tua opportunità di creare una cosa bella in questo mondo. Dai, andiamo! Dobbiamo attirare un po' di cani, quindi clicco qua sulla zampa e vediamo se riusciamo ad attirare un po' di cani. Ecco qua il primo! Ciao Rufetto, come stai? E più cani ho, più soldi faccio, non so da dove, non so come, ma me li sta farmando, quindi continuiamo a cliccare. Che bravo, hai raccolto un po' di randaggi, sei proprio un ruffiano! E adesso sai cosa faremo? Uniremo due cani della stessa specie, devi farli accoppiare, trovane un altro, così e si evolveranno e creeranno tante belle varianti. I cani più carini faranno più soldi al pet shop, li puoi vendere in alto a sinistra. Sulla destra abbiamo un powerful upgrade. Qua possiamo fare tante belle cose. Possiamo unire i cani. Si stanno unendo e sono diventati un cane giallo. The Simpson. Adesso con questo upgrade che mi costa 15, praticamente i miei click saranno più effettivi. Quindi vedete, sto farmando cani. Li posso anche portare in giro in qualche modo. Unitevi, unitevi, devo unirli. Adesso unisco questi con questi. Vedete, unirò e diventa sempre più bello. Più li unisco, più diventa carino. Oh no, uno dei miei cani non si sente molto bene, deve essere malato. Il dog Vito ha preso. Allora, un cane che sta male lo puoi mandare dal veterinario. Ma certo. Dov'è? Oh no, guarda, poverino, è tutto verde. Assolutamente no, mettiamolo dal veterinario. Yes! Ecco, così lo guariamo. I cani andranno in giro senza click ora, perché praticamente vedete che devo unirli. Andiamo, compriamo un upgrade, così vanno in giro da soli senza click. Li uniamo, così creano una specie migliore di cani. Sono sempre più carini. Rifarmiamo questo qua, poretto, sta male, lo mettiamo dal veterinario. Così sta meglio, che si riunisce ad un altro cane. Formano un cane super cute! Sta diventando, si sta evolvendo troppo bene. Per adesso non vedo niente di male in questo gioco, più o meno. Cioè sì, pensiamo un po' al vile denaro, ma mi sembra che stiano alla fine bene i nostri cani. Volete del cibo? Ve lo do del cibo, ho comprato del cibo, così stanno bene, possono mangiare. Gnam, 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 gnam. Guarda che belli, guarda che belli. Ah, aspetta! Uno dei miei cani è morto, sposta il suo cadavere nel cestino a sinistra. Ma no! Ragazzi, ragatti, racani. Ma è tristissimo, no, io voglio... Non possiamo fare niente, dottore! Dottore! Ragazzi, vostro fratello è morto e voi non dite niente! Mangiate! Siete dei cannibali! Quella era carne di cane! Vabbè, no... Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Quindi se esagero muoio, no? Non so come funzioni questa cosa! Aiuto! Aiuto, io c'ho paura! C'ho paura, ma quindi quando è che muore un cane? È morto! Il mio cane più bello è morto! Ah, dovevo venderli al mercato, è vero, scusami. Perché io posso vendere i cani belli? Quindi quando un cane è bello lo vendo al pet shop, vedi? Ok, mi ero dimenticato, ecco, li vendo. Prima che muoiono, li vendo, così faccio più soldi. Era questo il trucchetto. Dobbiamo stare attenti a non farli morire. È stata colpa mia, non sapevo questa cosa. Mi ero dimenticato di vendergli al pet shop, dannazione. Ok, continuiamo a farmarli. Ok, vediamo se riusciamo a creare una... Ora ne ho due di questa razza, vediamo cosa creo. Ma sta diventando troppo assurdo, sta diventando troppo bello. Ma ci sarà un limite alla cuteness di questo cane? Devo sbrigarmi, voglio creare tipo il cane più bello del mondo, vedete? Posso andare oltre, mi chiedo. Posso andare oltre? Io non so se posso andare oltre. Non so, mangia, ti prego. Sta morendo, vendilo! I tuoi cani sono così carini che faranno un sacco di soldi da loro. Cioè praticamente con questa roba i cani fanno soldi a scoppio. Sto diventando ricchissimo, ragazzi. Sto diventando ricchissimo, è una roba assurda. Adesso posso invece di 5 cani farne 6. Ho comprato la dog expansion. Ti chiamano il sussurratore di cani. Ora praticamente ogni mio click è ancora più effettivo. Ora sto diventando troppo assurdo. Ma che impero di cani stiamo creando, ragazzi? Ma che canile stiamo creando? Il miglior canile del mondo. Ma io non ci vedo niente di male in questo gioco per adesso. Cioè, sempre questa questione dei soldi. Ma per ora, a parte quello nel cestino, pace l'anima sua, che per colpa mia, prendo la responsabilità, ok? È stata colpa mia, non avevo capito che stava male. Però, insomma, mi perdonate, spero. Non l'ho fatto apposta.
ok? Adesso voglio solo cercare di fargli andare meglio, di fargli accoppiargli e dargli una vita tranquilla. Questo poretto vendiamolo prima che sia troppo tardi, perché quando vedo che stanno per crepare, meglio venderli che gli do una famiglia che li tratta meglio. Ora spawneranno dei cani a caso. Ho sbloccato un potere che arrivano a caso, vedete? Quindi non devo sempre cliccare qui, ma arriveranno a caso fra di loro. Buona questa cosa, no? Ogni tanto li do da mangiare, ovviamente, perché poveretti devono mangiare. Ok, ce l'ha fatta ad unirli. Però questo qua sta male. Uniamoli, ok, così ne fanno uno nuovo. Benissimo, uniamo altri questi due cani con questi due cani. E questi due cani con questi altri due cani di questi di cani. Aiuto, questo sta morendo, veloce. Veloce, veloce. Uniamolo, uniamolo. No, è morto. Mannaggia. Cavolo, è la mia avarizia. È la mia avarizia. La mia avarizia non... Oh, mamma mia, dovevo venderli prima. Ma sta succedendo un casino, non riesco a reggere questa cosa. Non riesco a reggere perché vorrei renderli più carini. Che tristezza però. Mi dispiace un casino quando mi muore un cane. Non è giusto. Uffa. Uffa, uffa, uffa. 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 C'è un limite. Uniamo questo con questo, questo con questo, questo con questo. No, è morto un altro. No ragazzi, non va bene. Non va bene, vendiamoli piuttosto. Vendiamoli, cioè piuttosto che vada così, vendiamoli. Vendiamoli, così ho fatto un sacco di soldi. Ora il cibo costa meno. Meno male, forse devo dargli più cibo e questo è il problema. Mamma mia, stanno morendo troppi. È stato scritto un articolo sul mio canile, sono tutti contenti, ci sono degli sconti. Quindi praticamente i tizi del cibo me lo fanno pagare meno, mangiate, vedete, costa solo 50. Tutto sta andando di bene in meglio. Continuiamo così, bravi. Ecco, unitevi con l'altro cane. Non so, ma gli farà male alla salute tutte queste unioni illecite? Il veterinario costa il 50% in meno, let's go. Perché adesso io non li vedo ammalarsi più che altro, li vedo tutti sani, io non so quando devo inviarli dal veterinario. Non morirà più nessuno, ok? Ho deciso che non morirà più nessuno qui. Qui andrà bene. Voglio il cane supremo. Voglio il cane supremo. Ce la faremo. Vedete, più cibo gli do, più non succede. Nessuno morirà qua. No, stanno malando! Curateli subito! Oh, i miei clienti amano i cani. Che bello. Perché questo voglio, voglio renderli più carini. I loro occhietti carini e le loro gambette morbide. Mamma mia, fanno impazzire i clienti. Guarda cosa è diventato. Guarda, è un livello anime ormai. Guardate, questo è diventato tipo assurdo. Livello anime con la sbavettina. Ma cos'è? Ma cosa sto creando? No, mangia. No, sta morendo, vendilo. Questo sta male. Mettilo al veterinario. La tua area sta diventando popolare, paupolare, miau miau kabau bau. Ok, ancora spawnano ancora di più. Allora, mettiamoli qui, al veterinario. Questi continuiamo a farli accoppiare. Compriamo che adesso spawnano ancora più cani a random. Quindi continuiamo così. Questi unitevi, unitevi, unitevi. Unione fa la forza. Questo fa così, unisci questo cane, è un casino. Però veramente difficile tenere un canile, boys. Non sto neanche io, sto facendo le cose ormai praticamente in modo meccanico. Guarda come mangiano, sono delle sanguisughe, però stanno diventando. Ok, continuiamo. Continuiamo col farming. Ok, va tutto bene, mangiate. Non capisco neanche cosa. State tutti bene, fioi. State tutti bene, fioi. Bau bau, miau miau. Non capisco un cow. Ok, ho ricreato un altro cane tipo assurdo. Wow, wow, wow. Allora, non starmi male. Uniscili. Questi due con questi. Vediamo se riusciamo a farlo super mega. Wow, 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 wow. È la terra santa dei cani è diventata. Ormai spawnano neanche senza il mio permesso. Adesso è ancora più effettivo. Lo digeriscono meglio i cani. Ho del cibo super cibo. Ho sbloccato il super cibo per i cani, che li rende ancora meglio e che gli filla di più il pancino. Stiamo andando bene, eh. Ma io mi chiedo dove ci porterà tutto questo. Ah, il veterinario adesso fa un check-up casuale ai miei cani da solo. Io non devo più far niente. Bene. Grande veterinario. Uno di noi. Guardali, belli. Ti ho detto che devi mangiare. Perché mi stai morendo? Ma vendilo, vendilo, vendilo. Non voglio morire. Non voglio vedere cani morire. Lo vendo prima che sia troppo tardi. E poi gli muore in mano. Non lo so. Non lo so cosa succede dopo che l'ho venduto. Io penso, credo che sta bene, no? Credo che... Voglio crederci. Non voglio sperare che gliel'ho venduto moribondo il cane. Io lo faccio in buona fede, ragazzi. Più 4 cani.
Posso avere ancora più cani? Ora siamo a 9 cani. Cioè, succederà un casino. Io non ho idea, ragazzi. Io non ho idea. Vedo cani ovunque. I miei occhi sono a forma di cani. Le mie pupille sono a forma di cane. Moltiplicatevi e state sani. No, vendilo. Vendi, comprare, comprare, vendere. Il cibo per cani è ancora più effettivo. Si leccano le unghie degli artigli. Questo mi sta insegnando il gioco. Che più si accoppiano, più casino succede. E questo è un po' quello che temo. No, veterinario, guarisci il mio cane, per favore. I cani stanno uscendo da tutti i muri. Non riusciamo a fermarli. Stanno arrivando troppo. No, ragazzi, io non ce la faccio. È già un miracolo che non siano morti. Però è così che creeremo una razza ancora più carina dell'altra razza. Stanno diventando troppo lenti, troppo ciccioni. Vendilo prima che sia troppo tardi. Il mio posto è così famoso che ci sono pure i puppi razzi. Avete capito? Pappi come cagnolini. Pappi razzi, certo. Che belli pappi razzi. Continua così, stai facendo un lavoro astrofisico. Ti meriti il premio del miglior pelosone dell'anno. Guarda che cosa è diventato. Però sta diventando marcissimo. Sta diventando marcissimo sto cane. Non riesce neanche più a camminare, poretto. Non riesce più a camminare. Continua a mangiare. Aiuto. 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 Che sta succedendo? Ok, ho creato due di questa specie. E così della mega specie, della super mega specie. Bruh. I clienti continuano a tornare. Nessun cane è il più bello dei tuoi cani. I nostri cani sono i migliori cani. Guardate che bello. Non sta per niente soffrendo. Quelle macchie sono macchie di tutta la marmellata che gli ho dato. Va tutto bene, ragazzi. Va tutto bene. Alcuni clienti tornano settimanalmente. Vogliono il tuo bellissimo cane. Guarda, guardate, sta benissimo. Il mio cane sta benissimo. Sta benissimo. Mangia, mangia, Fernandello. Mangia, lo vendo prima che sia troppo tardi. Tanto non è un problema mio, ok? Oh, continuiamo a comprare nutrienti. La cosa sta andando bene. Sì, adesso farò ancora più soldi. Sì, i cani creano soldi. È questo che vogliamo noi, giusto? I soldi, no? Dobbiamo creare la razza di cani perfetta. Non importa se i miei cani un po' stanno male. Tranquilli, andrà tutto bene. Ecco, lo vendo prima che sia troppo tardi. Spawn livello 4. Non mi importa se c'è la musichetta creepy. Io non la sento. Io faccio finta di non sentirla, questa musichetta creepy che c'è dietro. Non sono per niente nervoso, ragazzi. Tutto sta andando bene. Venite a comprare un cane nella mia doggeria. Dalle doggerie. Io vi voglio sani, belli e forti. Così i clienti staranno meglio. Vendilo, vendilo. Comprare, vendere. Comprare, vendere. Il mondo sta cambiando. Chi vuole più un cane livello 4? La gente vuole solo i livelli 18. I cani livello 4 non si possono più vendere, mi sa. Non faccio più soldi, vedete? Non li faccio più. Ok, continuiamo così. Cane livello 6, cane livello 8, cane livello 18, cane asino cotto. Oh cacchio. Oh cacchio. Oh cacchio, ragazzi. Oh cacchio. Oh cacchio, è debole. È debole, sto cane è debole. È debole, vendilo. Non morirà, ti ho detto, non, nessuno morirà. Sono stato bravo a non farli morire. È un cane debole. È un cane debole, è un cane debolissimo. È un inferno, ragazzi, ho creato l'inferno. Ora spawneranno ancora più cani. Io non ho idea, io non ho idea. C'ho troppi cani assurdoli. Ce li ho troppi. Ce li ho troppi, ragazzi, ce li ho troppi. Ce li ho troppi. Oh no, vendilo. Vendilo, ho creato un cane nuovo. È un cane morto. Hai fatto il cane perfetto, è così bello con i suoi occhietti giganti e le sue gambette. Mi sembra un po' morto. E la cosa più bella è che non gli devi più dare da mangiare e non si ammalerà mai. I clienti lo ameranno. Ma che vuol dire? Che non muore, non si ammala. Ho creato il cane perfetto. Non ha più bisogno di niente. Aiuto. Cosa ho creato? Cosa ho creato? Cosa sto creando? E se una volta con il cane livello perfetto? Cosa succede? Cosa succede col cane livello perfetto? Cosa succede? Comunque ne ho uccisi 0 di cani. Sono stato bravissimo, eh. Sono assurdo. Non morirmi, caro. Non morire, mangia. Mangia, 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 mangia. No! Ne è morto un altro! Non riesco più a tenerli! Non riesco più a tenerli! Lo vendo! Ho venduto il cane perfetto. Ora spawneranno più cani. No, ragazzi, non riesco. Guarda quanto si stanno sommando. Si stanno sommando. No, non ci credo. No, ragazzi, sta morendo tutti. Cani livello 6, più cani, più soldi. No, mandalo al veterinario. Unisci il cane. No, ragazzi. No, ragazzi, tutti quei sacchetti mi stanno dicendo cose all'orecchio che non mi piacciono. Oh no, ho creato un altro cane livello perfetto. Bene. No. Oh no.
Oh no, due cani livelli perfetti non si possono più unire. Non si possono più unire. Non c'è di meglio. Sono morte e gli altri stanno tutti morendo. Non c'è più posto nel cestino. Stanno diventando deboli. Stanno diventando troppo deboli. Non riesco. Cani livello 8. Ho fatto 12.929 soldi in tutto questo. Ho finito il gioco, ma a che prezzo? A che prezzo, ragazzi? A che cacchio di prezzo? A che cacchio di prezzo? Guardate cosa era diventato il mio posto alla fine. Con il cagnolino tipo... È tristissimo. È tristissimo. E sapete, secondo me questo gioco parla appunto di quegli allevamenti intensivi dove mischiano le razze pur di fare il cane bello e venderlo e poi non sai che cosa c'è dietro. C'è magari la sofferenza di questi cani costretti tipo ad accoppiarsi per i clienti e per la smania del denaro. Cioè, se veramente ci sono delle realtà del genere, ragazzi, tristissimo. Tristissimo. Mamma mia, ad un certo livello ero impazzito. Li volevo tutti vivi e sono stato anche bravo, ma poi alla fine non ce l'ho più fatta e sono tutti finiti in una fine orribile. Volevamo dei cani praticamente talmente belli da essere morti dentro. Hanno perso l'anima quei dannati cani. Cosa ne pensate, ragazzi? Fatemi sapere un po' la vostra opinione. Questo è ciò che ho tirato fuori dal gioco, ma mi ha fatto star male. Cioè, io, ragazzi, ora ho bisogno di aria. Ho bisogno di aria. Vado fuori. Mi dispiace di avervi giocato questo gioco. Però dai, era almeno educativo. Se qualcuno ha vissuto realtà del genere o insomma gli ha insegnato qualcosa a questo gioco, bene. Alla prossima, ragazzi.